Maurizio De Giovanni, Claudio Falco, Daniele Bigliardo, il commissario Ricciardi, per mano mia, Sergio Bonelli editore. Nuovo adattamento a fumetti dell'ormai celebre personaggio di De Giovanni, il malinconico commissario Luigi Alfredo Ricciardi, poliziotto della Regia Questura di Napoli nel ventennio fascista, con quel suo potere speciale che lo emargina dalla gente comune, la facoltà di vedere e sentire i fantasmi delle vittime di morte violenta. Un dono speso nelle indagini non per ambizioni di carriera, ricco e aristocratico com'è, Ricciardi non ne ha bisogno, ma per trovare un senso al proprio dolore. Questa nuova indagine, ambientata nel Natale del 32, porta Ricciardi a indagare tra i poveri pescatori di Mergellina per il duplice omicidio di un funzionario della milizia portuale e di sua moglie, mentre in parallelo il fido brigadiere Maione deve vedersela con un grave problema di coscienza. Trama ben costruita che, affidandosi al disegno efficacissimo, definisce i contorni di una Napoli perduta nelle pieghe del tempo, vera e sofferta come non mai. Gianni De Luca, I giorni dell'impero, Nicola Pesce Edizioni. Una riuscitissima operazione nostalgia che ripropone per la prima volta in volume cartonato un'opera fondamentale del maestro Gianni De Luca, artista a tutto tondo e caposcuola del fumetto italiano che ha influenzato star americane come Frank Miller e Bill Sienkiewicz. Uscita a puntate decenni fa sulla gloriosa testata per ragazzi Il Giornalino e rimasta poi incompiuta per la morte prematura dell'autore, I giorni dell'impero vede due giovani protagonisti, il romano Fabio e la bionda Elisa, figlia di un capo tribù gallico, in viaggio dalla Roma imperiale fino in Palestina, seguendo i percorsi di una sacra reliquia della cristianità. Un'opera avveniristica per soluzioni tecniche del tratteggio e per sequenze narrative, a cui le ultime pagine, abbozzate a matita senza una vera conclusione, donano l'amaro fascino di un finale permanentemente aperto. Coren Shadmi, Ai confini della realtà, la vita di Rod Serling, edizioni Bedet. Biografia a fumetti dello sceneggiatore televisivo Rod Serling, autore di quella che ancora oggi è considerata una delle migliori serie televisive di tutti i tempi, The Twilight Zone, ovvero Ai confini della realtà, capace di instillare inquietudini e brividi a generazioni di telespettatori con la sua narrazione di vicende misteriose e non convenzionali, in bilico tra orrore e fantascienza. Reduce di guerra col suo carico di traumi, poi autore TV affermato ma sempre in conflitto con i diktat delle produzioni, Serling viene raccontato affondando la lama narrativa nelle sue fragilità e depressioni più profonde, demoni interiori che mai gli permisero di godersi appieno il meritato successo e fornendo anche un efficace spaccato su un'epoca pionieristica della TV di massa.